Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie di essere qui stasera così numerosi. Grazie di cuore a Giorgio Mastraten, il direttore dell'Istituto, per l'ospitalità e la disponibilità, come sempre. Io sono Riccardo Lattanzi, sono a New York da 10 anni, sono professore di radiologia ed ingegneria elettronica alla New York University, ma oggi sono qui in quanto presidente dell'associazione Mia Marchigiana in America. Quindi, prima di cominciare, lasciatemi 2 minuti per parlare un po' delle Marche e di come è nata l'associazione. Se negli ultimi anni avete fatto una passeggiata su Madison Avenue, avrete visto all'altezza della 60esima più o meno il negozio Tod's e Hogan, poi un po' più avanti sulla 66esima il negozio di scarpe di lusso di Santoni e almeno fino a qualche anno fa sulla 70esima il negozio di Cesare Paciotti e poi sulla 73esima la boutique di scarpe fatte a mano di Silvano Lattanzi. Ecco, per me che sono nato nel distretto calzaturiero delle Marche, tra Fermo e Macerata, quella passeggiata è come il giro in macchina che faccio con mio fratello quando torno in Italia per comprare scarpe. Ma quante persone a New York sanno che quelle sono aziende marchigiane? Poche, pochissime. E poi bisogna dire che non sono solamente le scarpe, la marchigianità è presente a New York anche con altre aziende importanti come Scavolini per le cucine e i mobili, Fratelli Guzzini e Guzzini per oggettistica di design e illuminazione, poi anche Poltrona Frau per arredamento e via dicendo. Ma tutte aziende marchigiane che nessuno conosce. Le Marche nessuno le conosce, diciamo, in America. E Mia Marchigiana in America è nata proprio per questo motivo, per far conoscere l'eccellenza e le tradizioni marchigiane in America. E Mia è una non profit, abbiamo ufficialmente lo Siamo riconosciuti ufficialmente dall'IRS come 501 C3, quindi tutte le donazioni che fate sono deducibili alle tasse, per dire. Ma dicevo, Mia è nata nel 2017, insieme a me ci sono altri 7 fondatori, alcuni sono qui in sala, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi del tempo che dedicano all'associazione. E dicevo, e ringrazio anche Andrea Sabatini, che è il nostro art director, che ha fatto l'animazione che scorreva prima sullo sfondo. E dicevo, siamo attivi dal 2017 e abbiamo già organizzato vari eventi sia sociali sia culturali. Ad esempio, abbiamo fatto una conferenza sul compositore marchigiano Gioacchino Rossini, abbiamo fatto un incontro qui in istituto sull'accessibilità all'opera per i disabili in collaborazione col Macerata Opera Festival e faremo altri eventi. Quindi, se volete rimanere informati, seguite la pagina Facebook dei Marchigiani in America o il sito marchigianinamerica.org e iscrivetevi qua, mi suggeriscono la mailing list. E niente, quindi tornando però al tema di stasera, tornando al tema delle eccellenze marchigiane da far conoscere in America, siamo onorati di avere qui oggi Neri Marcorè, marchigiano al 100%. Vista il pieno in sala, non credo ci sia bisogno che dica molto per introdurlo, e comunque non è facile parlare di tutto quello che ha fatto in 2 minuti. I miei figli lo conoscono per la fiction Rai, questo nostro amore. Mia moglie, che è bolognese, apprezza le sue interpretazioni nei film di Pupi Avati. Per me, invece, il primo ricordo sono le imitazioni di Dino Zoff e Gianluca Vialli a Stasera mi butto nel 1990. Ma lo invidio soprattutto per aver condotto per 10 anni, per un pugno di libri, la trasmissione su Rai 3. In realtà da ieri sera lo invidio anche per come canta e suona, e credo che ve ne darà dimostrazioni. Ma dicevo, è impossibile riassumere la sua carriera in 2 minuti, quindi ho deciso di non farlo, e invece per ringraziarvi di essere qui stasera vi farò una sorpresa e voglio raccontarvi il segreto del successo di Neri Marcorè. Da dove viene tanta bravura, tanta versatilità soprattutto e tanta passione e tanto impegno? Ovviamente il DNA marchigiano conta perché negli anni ha prodotto tantissimi grandi lavoratori e creativi, ma le Marche hanno 1,5 milioni di abitanti, quindi non è solo quello, il segreto è un altro, adesso ve lo dico. So, qual è quel qualcosa in più che ha portato il successo di Neri Marcorè fino in America, è quello, l'acqua che beveva da bambino. Specificatamente l'acqua della fontanella all'inizio della Castelletta.
La Castelletta è un quartiere di Porto Sant'Elpidio, questa ridente cittadina in provincia di Fermo, e adesso ve lo posso dire perché la fontana non esiste più, ma quell'acqua di quella fontana era miracolosa e ha portato al successo di Neri Marco Re. Non tutti credono in questa storia, io sì, e mi fa comodo farlo perché anch'io da piccolo bevevo quella fontana. Insomma, tutto questo era per dire che io e Neri siamo cresciuti sulla stessa via a 100 metri di distanza e quindi per questo mi fa moltissimo piacere averlo qui stasera e dargli il benvenuto all'Istituto di Cultura e a New York. Prima di lasciargli la parola, volevo un attimo spiegarvi come è organizzato l'evento. Dopo di me, Neri racconterà un po' la sua storia in conversazione col direttore Van Straten. Poi per 15 minuti parleremo delle Marche, di due progetti per rilanciare i borghi marchigiani colpiti dal terremoto del 2016. E insieme a Neri ci sarà Fabrizio Renzi, che è anche lui marchigiano, direttore di ricerca e sviluppo di IBM Italia, e che ringrazio in particolare perché è venuto apposta dall'Italia per questo evento e per il suo sostegno e supporto all'associazione. Poi, dopo tutto questo, per finire, ci sarà una piccola esibizione di Neri, a sorpresa, tutta per noi, quindi lascio a lui. Grazie dell'attenzione. Io sono toscano, questo bisogna lo dire, cioè nel senso, sono uno straniero a questa iniziativa, no? A parte gli scherzi, io ho delle cose anch'io in comune peraltro con Neri, ma queste le vediamo... Le diciamo alla fine. No, io vorrei cominciare con lui veramente parlando di una carriera che secondo me è straordinaria perché appunto, diciamo, forse si fa prima a dire le cose che Neri non ha fatto, ma cominciamo dall'inizio. L'inizio è imitatore, no? È iniziata così la tua carriera. Premettiamo, cioè l'argomento di questo incontro sono io, diciamo. Sì, certo. E interessa a tutti questa cosa? Perché la domanda che mi faccio è... Sono qui per sentirti, certo. Magari pensavo che ci fosse più un'esibizione. Anche ci sarà. Quella anche, però adesso dovete sorbirvi prima la mia storia, e quindi fra 3 ore forse sentirete... Abbiamo dei tempi contingentati. No, beh, è chiaro. No. A parte, vabbè, il fatto che con Riccardo la cosa curiosa è che siamo nati effettivamente a 100 metri di distanza, ma ci siamo conosciuti qua. New York, quindi poi vabbè, ci siamo visti anche nelle Marche, ma successivamente, quindi questo è curioso, questo perché io sono molto più giovane di lui e quindi siamo nati in epoche diverse, e però c'è un nome toscano che è Neri, che questo ci è una delle tante cose che ci accomunano. E qual è la domanda? L'inizio è casuale, come tante cose insomma nella vita. Sono abbastanza autodidatta in tante cose, nella chitarra, nel tennis, nella professione, un parvenu del mondo dello spettacolo. No, ho iniziato appunto con, come diceva Riccardo prima, partecipando a una trasmissione per imitatori nel 90 a Rimini, Stasera mi butto. Prima avevo avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo, ma era così a margine del percorso scolastico che stavo facendo, che è stato il liceo linguistico ad Ancona, e so fare più o meno tutti i dialetti marchigiani perché l'ho girato un po'. Anche ci sono anconetani qui in provincia? Uno, due, tre. Tre anconetani. Siete venuti in Salerio? Se l'apparecchio? Sa vuol dire con in anconetano, è una cosa che confermate, giusto? Vabbè. Senigallia un po' più su. Allora no, Senigallia non si dice sa in altro modo. Vabbè. E invece poi ho fatto, vabbè, l'università, scuola interprete a Bologna, e quindi sarei stata avviata una folgorante carriera di interprete. Però sempre il traduttore, no? Mi piaceva fare appunto leggere libri, quindi da quello poi dopo ci sono tanti tanti legami appunto per esempio con la trasmissione,
E quindi sì, pensavo che al termine della scuola avrei fatto il traduttore magari di opere letterarie e poi invece ho partecipato a questa trasmissione un po' per caso, anche se appunto sulla scorta di qualche esperienza che ho avuto in campo dello spettacolo. Sono arrivato in finale, ci hanno preso per un programma con Raffaella Carrà su Rai 2, tutte le domeniche, quindi ho esordito appunto con un annetto di televisione tutte le domeniche. Confermato l'anno successivo e quindi stando poi a Roma ho cominciato a dire vabbè, prima di uscire da questo mondo dal quale sono arrivato un po' casualmente, ma anche un po' insomma giocandomi le carte quando ecco una specie di concorso come può essere adesso, che ne so, X Factor o altre cose, era ante litteram in qualche modo e ci tenevo ovviamente a fare bella figura, ma non sapevo bene cosa mi avrebbe portato. Quindi mentre stavo a Roma poi ho cominciato a fare un corso di teatro e doppiaggio per mettere quelle fondamenta che mi mancavano e quindi poi mentre facevo televisione cominciavo a fare delle serate appunto nelle piazze italiane, ho cominciato poi a costruirmi i presupposti per poter fare il doppiatore e cominciare a lavorare in teatro. Quindi diciamo che Già qui si era, da no? Si era subito ho già allargato, ramificato, sì, ho esatto. diversificato gli investimenti come insegnano i migliori finanzieri, insomma, e quindi sì, poi andando avanti, diciamo, poi è arrivato il primo film, siamo andati, sì, insomma, il doppiaggio ha attecchito, quindi ho cominciato a lavorare al cinema, teatro, doppiaggio, radio, Ecco, però, televisione. sì, andiamo E con un po' quindi di ordine. questa, vabbè, No, però questa. ecco, quello che mi colpisce, te lo dicevo anche prima, è che ci sono casi, diciamo, di persone che partono, no, dal fare una cosa e poi si spostano, no? L'imitatore in particolare, cioè. Però di solito quando si spostano abbandonano, diciamo, la prima cosa, no? Non credo, Fabio Fazio, per dirne uno, non è che fa ancora le imitazioni, no? Quelli adesso anch'io, diciamo, da 5-6 anni ne faccio molto, molto Però, poco. diciamo, Ogni tanto, sempre. se capita, adesso ho fatto, c'era il ventennale, cos'era, trentennale della TV delle ragazze con Serena Dandini, mi ha chiesto se andavo lì a fare un Alberto Angela. Che non L'ho si poteva fatto, no? negare, Non si no? poteva negare Alberto Angela, l'ho Alberto fatto. Angela, io ho anche visto che una volta, diciamo, hai fatto Alberto Angela con In Alberto Angela. faccia a lui, Sì. sì. Ma lui è molto spiritoso, infatti, cioè, si era diffusa quella leggenda per cui sembrava che si fosse arrabbiato. In realtà no, si era arrabbiato Piero Angela per una cosa che faceva Guzzanti, Corrado Guzzanti faceva Vulvia, nell'evoluzione delle varietà come si facevano un tempo. Ogni personaggio partiva e poi dopo ci piaceva intrecciare le nostre storie, quindi diventava che Vulvia era stata una fidanzata lasciata da Alberto Angela e quindi, come si dice a Roma, piava un po' d'aceto e quindi parlava male di Alberto Angela e insomma c'è stato uno sketch nel quale poi tirava fuori anche un rotolo di carta igienica e allora lì il Piero ha detto no, questo è troppo, Il allora Vulvia, padre, il cioè. padre, esatto, perché Alberto era in Africa in quel Ok. momento. Stava scoprendo qualche dinosauro, insomma. E quindi poi insomma sono andato invece all'opera diplomatica di Serena e Corrado, insomma, a spiegargli la situazione com'era, l'intento, eccetera, eccetera. Quindi poi tutto è rientrato e quando poi è rientrato fisicamente anche Alberto in Italia abbiamo, anzi noi l'abbiamo già girata in realtà quella con Alberto, che poi è andata in onda nell'ultima puntata e quindi poi alla fine nell'ultima puntata Alberto Angela, io entravo in studio e ballavo con un valzer lento con Vulvia, quindi Vabbè, rimetterci insieme in questa, tutto sì, si tutto chiudeva il si chiudeva il cerchio. cerchio, sì. E sì, però diciamo che le imitazioni poi sì, le ho frequentate per parecchio, dall'inizio, da prima ancora che diventassi insomma, professionista, però poi a un certo punto ho sentito un po', cioè mi attiravano un po' meno, no? E sarà stato che, non lo so, aver fatto Gasparri per tanti anni, quella è una cosa che segna e ovviamente poi io mi dovevo truccare, però lui invece è così tutti i giorni. E poi un po' ecco, lo scenario politico sempre più deprimente, secondo me, insomma, non mi ha dato quello stimolo, perché un conto, sai, se
se fai la caricatura di personaggi con i quali magari puoi essere giustamente in disaccordo, non che adesso appunto Gaspari sia un gigante, però rispetto a quelli da adesso mi sembra quasi qualcuno diceva oggi nella nostra cosa, diceva rimpiango quasi Berlusconi, no? Per dire come appunto già è cambiata, sì, è stata sdoganata l'inesperienza come un valore, no? Invece così, vabbè, al di là di questo appunto poi sarà anche un fatto anagrafico, non lo so, un conto è quando magari avevo 30 anni io e imitavo magari, che ne so, Casini, che ce n'aveva qualcuno in più, e adesso invece imitare io che ce n'ho 52, uno di 30 o 35 mi fa tristezza, sì. No, proprio mi fa, mi sento, capito, sento un po' ridicolo, e quindi anche quello, e quindi diciamo o imito quelli più grandi di me, no, sto scherzando, però insomma Zoff potrei continuare a imitarlo, se servisse, al di là del fatto che non parla più tanto in televisione, ma insomma... A parte questo, però sì, diciamo era un divertimento che non mandava, ecco, di portarlo avanti tanto. Mi piaceva che fosse, come è stato poi nel caso di Fazio, una sorta di chiave d'accesso al mondo dello spettacolo, per poi dare invece una forma diversa alla mia professione, che è quella dell'attore, che si divide tra insomma cinema, teatro, televisione un po' meno, magari adesso è diventata un po' meno... Però sì. Attore, sì, doppiatore, sì. In teatro, cinema, in televisione, anche conduttore, perché ora ricordava proprio Riccardo una trasmissione che anche per me è una trasmissione abbastanza mitica, che era per un pugno di libri, e in cui per una volta, secondo me, c'era un conduttore che dava l'idea che aveva anche letto alcuni dei libri di cui si parlava, che non è una cosa, diciamo, diffusissima. Mi dispiace di averlo fatto, non è colpa mia. No, sì, come dicevo prima, leggere mi è sempre piaciuto molto, e quindi quando poi ero stato concorrente, quando per 3 anni aveva condotto Roversi, ero stato concorrente varie volte, ed ero entusiasta di partire, mi piacciono i quiz, anche in casa nostra, insomma, ci piacciono, mia mamma, ogni sera si vede L'Eredità o le cose, insomma, i quiz in TV, da Mike Buongiorno in poi, ci sono sempre piaciuti. Quindi partecipavo lì con entusiasmo, e l'argomento era appunto sostanzioso, ma il clima leggero e giocoso. E avevo detto agli autori, nel caso in cui un giorno dovesse lasciare Roversi, fate dei provini per nuovi conduttori, fatemi sapere. Ed è successo più o meno. Invece mi hanno chiamato direttamente senza fare provini, perché avevamo appena fatto l'ottavo nano, e un autore che è Andrea Salerno, che conosci bene anche tu, appunto dopo quell'esperienza lì, avevamo finito appunto l'ottavo nano verso aprile del 2001, e a ottobre ho iniziato a condurre per un pugno di libri, e non avendo condotto prima, ma comunque andando in cerca della mia voce, perché fino a quel momento ero stato soprattutto un imitatore, ho detto mi piace gettarmi in questa nuova avventura e trovare una nuova forma. Quegli anni in televisione, in particolare in Rai 3, come li ricordi? Beh, la TV adesso è cambiato tanto, no? Sembra un tempo abbastanza vicino, il 2000-2001-2002, in realtà in questi ultimi anni è cambiato tantissimo la fruizione della TV, siamo insomma spettatori che hanno bisogno di emozioni forti, se no quel telecomando che abbiamo in mano lo tocchiamo sempre più spesso, un po' come facciamo col telefonino. Nel frattempo appunto i ragazzi lo usano molto meno, la TV, frequentano molto più internet o le piattaforme, e quindi ovviamente questo ha creato forse un po' d'ansia a chi faceva televisione, si occupava di televisione, no? Anche tu eri, appunto, facevi parte del CDA un po' dopo, un po' più tardi, però insomma al di là del fatto delle decisioni che prendevate voi, ma poi i direttori o comunque gli autori dei programmi magari hanno, non lo so, tentato di andare dietro ai gusti degli spettatori, forse perdendo in certi casi anche un po' l'identità che io credo la TV nazionale debba comunque avere, no? Non deve assomigliare alla TV commerciale a tutti i costi. E quindi tante scelte magari non sono state portate avanti nel tempo che meritavano, per dare appunto agli spettatori il tempo di assorbirle. Si fa sempre l'esempio di
di Renzo Arbore, che se ci fosse stata l'Auditel ai tempi di Quelli della Notte o Indietro Tutta sarebbe durato forse 2 o 3 puntate, invece è diventato un programma di culto. Beh, Per un pugno di libri è stato, comunque io l'ho condotto per 10 anni. 10 anni, Dieci anni, sì. E poi l'ho lasciato io perché non volevo troppo accomodarmi, insomma, diciamo che le vie troppo sicure dopo un po' rischiano di diventare una sorta di cartellino che timbri per abitudine, quindi il rischio di stancarmi io e di stancare anche magari gli spettatori mi ha fatto pensare che è meglio lasciare nel momento in cui hai ancora qualcosa da dare piuttosto che far esaurire completamente la vena. E quindi dopo 10 anni ho detto mi auguro che insomma questo programma vada avanti, come in effetti poi sta andando avanti, anche se l'hanno spostato a sabato e l'hanno ridotto come durata, però è un programma dal quale ho imparato tanto, perché appunto ero costretto a quel piacere che è la lettura, e quando non riuscivo, perché comunque il libro a settimana, insomma, quando bisognava leggere Guerra e Pace, ovviamente o tu l'avevi fatto prima oppure era difficile in una settimana di tempo, c'erano gli autori che mi davano dei buoni bignami, insomma, dei riassunti, e quindi riuscivo a a barcamenarmi nelle non domande. Hai detto che uno debba per forza aver letto i libri di cui si parla, cioè, però se ne ha letti sì, altri. Secondo me aiuta nel, no? Sì, beh, sicuramente non era un argomento così avulso, diciamo, sì, e quindi mi piaceva, e poi mi piaceva lavorare, essere parte di un programma con tanti ragazzi che venivano a giocare per il gusto del gioco, della competizione, su un argomento serio, perché poi di giochi ce ne stanno appunto tanti, però confrontarsi appunto su Dostoevsky o Kafka o Calvino è diverso che fare un gioco su dire, insomma, ce n'erano altri quiz in cui diceva questo che colore è, blu o bianco, dove votate, e lì insomma c'è poco quell'opera che poi la TV appunto nazionale ha fatto anche dal maestro Manzi, no? Insegnando l'italiano a tanti analfabeti, e quindi insomma mi piace quando i programmi TV hanno qualcosa da dire. La televisione ha unificato linguisticamente il paese, perché fino all'avvento della televisione in Italia non è che si parlava l'italiano. No. Da me forse, diciamo, un po' di centro Italia, il resto si parlava di dialetti, no? La costruzione di una lingua in questo paese è, diciamo, in qualche modo una grandissima operazione fatta dalla televisione. Sì. Poi forse dopo l'ha un po' semplificato l'italiano, ma all'inizio ha avuto una funzione. Ora non vorrei offendere, qui in prima fila abbiamo un esponente fondamentale, diciamo. No, invece, ecco, venendo alla parte dell'attore, sei famosissimo in alcune cose, uno in particolare il Papa, aver fatto il Papa, che è una cosa, no? Il Papa, sì. Non è una cosa da tutti aver fatto il Papa, no, ma... No, non si diventa Papa così, in un batter d'occhio, ecco. Insomma, è un bel lungo... No, quella è una storia bella, perché quando mi hanno chiamato per propormi questo ruolo ho pensato a uno scherzo, quindi ho detto, vabbè, dai, adesso vediamo quando vengono fuori e dicono... E invece no, poi ho fatto un incontro, effettivamente, anche se insomma Luciani era, forse qualche caratteristica c'era al di là insomma di tutto, però fisicamente non mi sembrava di essere esattamente, insomma, di avere quel physique du rôle. Invece cito le testuali parole del produttore, che è Francesco Scardamaglia, che non c'è più purtroppo, e ha detto abbiamo pensato a te perché puoi restituire il candore di Papa Luciani, così com'era. No, e poi è stato, sì, poi era un Papa che io avevo 12 anni quando appunto in quei 33 giorni che è stato, insomma, che è stato eletto al Soglio Pontificio, e però me lo ricordo molto bene, era un Papa così, sembrava veramente una persona alla mano, no? Dopo insomma Paolo VI, che, insomma, non so, per un bambino adesso sarà stato pure un grande teologo e tutti i meriti che ha avuto li avrò scoperti più tardi, però a 12 anni non mi faceva così simpatia, invece Luciani era proprio uno simpatico e penso che avrebbe accostato molte più persone alla Chiesa, un po' come sta facendo un po' Papa Francesco, e quindi me lo ricordavo molto bene. Ricordo anche insomma, non so come definirlo, però la tristezza, la delusione, ecco, il dolore quando morì così presto, e quindi interpretare quel Papa lì mi è piaciuto molto, ma credo che
questa proposta sia figlia del fatto che 2 anni prima avessi girato con Pupi Avati il primo mio film da protagonista, senza il quale non mi si sarebbero aperte tante porte della fiction o del cinema. E quindi, dopo aver interpretato appunto il Nello del Cuore Altrove, sono successe un po' di cose. E lì mi ricordo Pupi Avati, l'incontro con Pupi Avati. Non so se quanti di voi lo conoscono, cioè sanno come parla Pupi Avati. Praticamente, innanzitutto mi arriva anche lì una telefonata, dice: è arrivata una chiamata da Avati, stavo a casa, mi dice, Avati, non ho pensato subito a quella Avati, dico, figuriamoci se... tutto insieme. No, Antonio Avati, no? Dice, Antonio Avati, neanche il collegamento. Quindi dopo 3 giorni ho richiamato. Così. Ma che, allora Antonio Avati parla un po' così. Sono Antonio Avati, volevo incontrare Pupi, ti volevo conoscere, puoi venire qua in ufficio per parlare di un progetto. Così. Tanto anche a loro gliel'ho fatto direttamente, quindi se ci stanno seguendo adesso... Vabbè, insomma, vado lì in ufficio da Pupi, dice... Allora, io ti conosco perché... Parlavo così davvero. Mio fratello... stava guardando per un pugno di libri, appunto. Mi ha detto, metti su Rai 3 che abbiamo trovato il nostro protagonista. Metto su Rai 3 e vedo il conduttore più imbranato che abbia visto nella storia. Questo conduttore chiedeva scusa ai ragazzi, non ho mai visto nessuno che chiedesse scusa in televisione. Chiedeva scusa, stava lì imbarazzato quando non rispondevano bene, allora... Allora ho pensato che fosse giusto, così dico, grazie. Insomma, mi ha dato questo copione, ha detto leggilo, se ti piace il ruolo è tuo. Ho detto, ma no, facciamo dei provini, ho detto, no, perché, no non ti preoccupare. Lei. Insomma, l'ho letto, il giorno dopo l'ho richiamato, sembrava davvero, insomma, mi sentivo molto molto sulle corde di quel personaggio lì. E quindi grazie appunto a questa intuizione di Antonio e poi al ruolo che mi ha affidato Pupi, che avevo già fatto qualche film prima, ma insomma la carriera cinematografica e fiction si è aperta. Tu sai quanti fa fiction, film, eccetera, hai fatto a questo punto? Sì, tra ruoli grandi e piccoli una trentina. Sì, non sono 30. Pochi. E oltre a questi due... Capisaldi, diciamo, Pupi e il Papa. Pupi e il Papa, sì, bello. Che altro ricordi? No, beh, poi vabbè, Papa Luciani, tra l'altro l'ho girato con Giorgio Capitani, che insomma è stato un grande regista di tante fiction italiane, film appunto che andavano soprattutto su Rai 1, lui lavorava soprattutto nella fiction. Ma poi sì, insomma, è capitato di lavorare con altri registi, con Paolo Genovese, con Davide Ferrario, con tanti anche registi esordienti, perché poi magari quando leggi una storia che funziona, che sia uno che non ha fatto film, ne abbia fatti tanti, ti fidi del fatto che... Infatti chiedevo storia... proprio se c'è un personaggio che hai dovuto interpretare a cui sei rimasto, diciamo, particolarmente legato, perché appunto ti somigliava, o al limite invece perché era molto diverso. Ma io penso, vabbè, a parte il fatto che ogni personaggio scritto poi assume qualche sembianza dell'attore che lo interpreta, perché è vero che ovviamente non c'è una corrispondenza totale, ma una parte di quella sensibilità tu la porti, della tua sensibilità la porti in quel personaggio, quindi sicuramente appunto Nello del Cuore Altrove risponde a delle caratteristiche che sentivo di avere, ma non sono quel personaggio lì, anche se è uno al quale mi sono sentito molto affine. Il secondo film che ho fatto con Avati era La seconda notte di nozze, un personaggio completamente diverso, un figlio di buona donna che addirittura fa quasi prostituire la madre per uno spinterogeno, non so se l'avete visto, però insomma siamo nell'immediato dopoguerra e la mia mamma la interpretava Katia Ricciarelli, noi abbiamo bisogno di raggiungere la Puglia, si rompe la macchina su cui stiamo, c'è un meccanico che c'ha uno spinterogeno e vuole... diciamo i favori di mia mamma, io dico dai mamma, insomma dai, abbiamo bisogno di arrivare in Puglia, quindi era completamente diverso dal Nello del Cuore Altrove, però anche questo invece Avati l'ha scritto appunto sulle mie corde,
trovando un aspetto completamente diverso. Personaggio a cui sono pure molto legato, cioè due ce ne stanno altri di film. Uno è La scomparsa di Patò, tratto da un'opera di Camilleri, e io interpreto Patò, appunto, che scompare nel film, ma ogni tanto appare perché vive di flashback. Sostanzialmente all'inizio del film questo Patò non si trova più, e poi il poliziotto, che è Maurizio Casagrande, e il carabiniere, che è Nino Frassica, cercano di scoprire che fine ha fatto questo Patò. Ovviamente non vi dico, è un giallo, ma molto molto ben scritto, scritto anche in sceneggiatura, perché la scrittura di Camilleri ovviamente, ma è scritto in forma di documenti, cioè lì non è un romanzo narrato, ma la narrazione avviene attraverso il documento ufficiale di polizia, quello dei carabinieri, della moglie di Patò, eccetera eccetera. Invece appunto la sceneggiatura narra questa storia ed è interessante, è una cosa di fine, ambientato negli ultimi decenni del 1800. E invece un altro film al quale sono molto legato era un personaggio, un carabiniere che si trova a cavallo dell'8 settembre del 1943, il film si chiama Baciami piccina, e io interpreto questo carabiniere che deve scortare un ladro, che è Vincenzo Salemme, al processo a Venezia. Partiamo da Roma, ed è appunto il 7 settembre, quindi l'8 settembre succede quello che sappiamo, e quindi il dovere che sente questo carabiniere di portare fino in fondo la sua missione, poi man mano invece si rende conto della situazione, quindi la storia subisce delle evoluzioni anche sorprendenti, ed è un ruolo appunto al quale sono molto legato, anche per l'importanza proprio della storia che viene narrata, ed è un bel affresco insomma di quel periodo così, così confuso, diciamo, della nostra storia, che poi ha dato adito a tantissime interpretazioni, tuttora insomma ci si interroga su cosa fosse giusto, sbagliato, e comunque insomma sì, questi sono quelli, diciamo, che mi vengono in mente per primi, e quindi probabilmente sono quelli a cui tengo di più. Poi vabbè, c'era nella fiction anche un altro, e chiudo, era Tutti pazzi per amore, che era una fiction, vedo che molte teste fanno Tutti pazzi per amore, era molto una serie, io ho fatto le prime due, ed era una commedia molto divertente, insomma, con la regia di Riccardo Milani, e c'era anche questo linguaggio nuovo, per cui all'interno della storia a un certo punto i protagonisti si mettevano a ballare e cantare come nei musical, ma senza che fossero dei musical, perché poi musical io li trovo un po'... Quando a un certo punto devono dire delle cose e cominciano a dirle cantando, dico vabbè dai, ma fai prima a dirle, no? Invece no. Quindi troppe... Poi sono musical. Dio, così molto... anche l'opera lirica, per dirne una. Sì, sì, sì. Però almeno... Sì, sì. No, sì. Adesso per esempio venendo a New York in aereo ci siamo visti Moulin Rouge, che io non avevo mai visto, ed è bellissimo appunto, per dire, per cui c'è musical e musical, però... Insomma, lì c'era questo linguaggio innovativo ed era un personaggio molto divertente. E siamo arrivati alla musica, perché sì. C'è un'ultima fase, emerge quest'altro aspetto, che forse dopo lì vedo una chitarra, quindi avremo occasione di... Chi l'ha messa lì? Di sentire... La musica è qualcosa che sta prima di tutto, cioè sta prima di tutto e sotto a tutto. C'è un maestro qui... Ciao. Conosci? Sì, certo. Mi ricordo che non conosceva una canzone di Battisti, mi sono sentito molto figo, dovevi scrivere gli accordi io a un direttore d'orchestra, io detto, pianista. Allora qua, là, pianista, là, sì, mi maggiore, vabbè. Do diesis minor, bravissimo. No, la musica, diciamo, fa parte da sempre della mia vita, come credo poi per tantissime persone, o per tutti noi. Insomma, io da piccolo c'era mia mamma che lavorava in casa, faceva l'orlatrice, no, le tomaie delle scarpe nella nostra zona, appunto,
un abitante su tre di Porto Sant'Elpidio aveva a che fare con i tacchi o con le suole o con le tomaie, insomma le scarpe, il settore, tu c'avevi il suo lettificio sotto casa, e insomma, e quindi in casa... Cantava lei? Mentre... No, sentiva la radio, ovviamente la RAI, e poi quando sono state le radio libere, quindi io stavo in casa magari appunto d'inverno, figlio unico, insomma finché c'era luce, così si stava fuori con gli amici a giocare e tutto, però molte ore mi ricordo che le passavo lì, oppure il mangiadischi, quindi mi dice che io cantavo a due o tre anni, ma non so quanto, c'era il prete che dice: ah, che voce, perché non lo mandate a... Ne parlava come pubblico. No, perché non lo mandate allo Zecchino d'Oro, e cantavo, che ne so, Lontano dagli occhi, oppure Cosa hai messo nel caffè, così. Quindi evidentemente io penso che al di là del... uno potrebbe pensare al naso, in realtà il mio organo più sviluppato è l'orecchio. Quindi, no, torna però in effetti, imitatore, le lingue, esatto. Anche se l'orecchio musicale e l'orecchio per le lingue non è lo stesso. Però sai, anche insomma, fare l'accento, cioè il nostro professore di scuola interpreti era un mostro di conoscenza, però per esempio come accento era terribile. Abbastanza tremendo, sì, però, vabbè, un gigante per altri versi, però appunto riprodurre quel suono lì è una questione di orecchio, la musica orecchio, le imitazioni orecchio, anche intonarsi coi colleghi, no? A teatro, al cinema, è questione comunque anche lì di tempi. Però diciamo la musica è importante per tantissimi, è vero, per me, penso sì, per tantissimi, sì, sì, non per questo andiamo in giro a cantare. No, è vero, però io che appunto avevo... molti casi per fortuna non andiamo in giro a cantare. Nella piccola casetta di Porto Sant'Elpidio, quando c'era inverno e scendeva la nebbia, uno si ritrova, e stavo lì in casa e mi ricordo che appunto comunque cantavo, mi piaceva molto cantare. Infatti, diciamo, l'inizio di tutto, se vogliamo andare fino in fondo a questa cosa qua, io avevo 12 anni, ho telefonato a Radio Outmark, Giancarlo Guardabassi, qualcuno lo conosce, e c'era un quiz musicale, cioè c'erano 5 prove e tu dovevi superarle per vincere un disco, mi ricordo, appunto mi piacevano i dischi, allora chiamo per vincere questo disco. E allora ho cantato i Bee Gees, avevo 12 anni e cantavo Nobody gets to much heaven no more, it's much harder to come by, I'm waiting in line. E hai vinto? Sì, okay. Perché tant'è che lui, sorpreso di questo ragazzino a 12 anni, che dice: ma questo perché canta in inglese? Perché è intonato? Vedi, allora mi ha chiamato alla trasmissione di punta la domenica mattina lì a Radio Auto, quindi siamo partiti con la macchina ad arrivare fino a su Radio Auto, in diretta così. E quindi ho cantato lì due canzoni di Bee Gees, un pezzo col flauto, perché stavo pure sempre, o facevo sempre la batteria con le dita sul tavolo, oppure suonavo il flauto dolce, mi trovavo tutte le canzonette da Pinocchio, tutto quello che sentivo. E quindi è stato lui che mi ha detto, proprio quell'estate cominciava un tour nelle piazze con un gruppo di artisti, tra cui anche un imitatore da cui ho imparato molto, e mi ha detto se volevo partecipare. Io un po' la timidezza ce l'avevo abbastanza forte, ma evidentemente controbilanciata anche da una voglia di far venire fuori qualcosa che sapevo fare, e quindi ho iniziato lì per la prima volta sui palchi delle feste di piazza come cantante proprio, quindi non facevo imitazioni ma cantavo queste canzoni, cantavo, che ne so, Tu sei l'unica donna per me, anche di Alan Sorrenti, però con la vocetta così, per cui anche Alan Sorrenti aveva la vocetta così, per cui. E poi i miei mi hanno regalato una chitarra e quindi ho continuato a fare questa cosa qua, mettendo insieme questi elementi. Poi ho suonato molto per conto mio, con gli amici, a scuola, all'università, e quindi era una passione che portavo avanti così, ma poi... La cosa bella delle passioni è che uno le fa a prescindere dallo scopo, no? Dall'utilizzo, senza avere necessariamente un traguardo, come si dice per i viaggi, anche quel luogo comune, no? Che, però è anche vero che uno a volte parte e non sa dove arriverà, e quindi è una dote che mi sono ritrovato poi nel tempo, e facendo questo mestiere e amando molto la musica ho cercato di far confluire le cose, tant'è che poi in teatro... il primo lavoro, diciamo, di teatro canzone è stato proprio l'opera, rimettere in scena l'opera di Giorgio Gaber, uno spettacolo che si chiamava Un certo signor G,
per 3 anni nei teatri d'Italia, quindi costruito con la stessa maniera con cui li erano strutturati gli spettacoli di Gaber, monologo, canzone, e lì appunto suonavo e cantavo. Poi abbiamo fatto un'altra cosa sui Beatles, e negli ultimi anni un'altra che metteva insieme il pensiero di Pasolini e quello di De André, anche lì cantando e suonando, ed è una cosa che appunto sta prendendo sempre più piede, tant'è che mi sono messo pure a fare quelle cose che normalmente si fanno a 18-20 anni, no? Quando ti fai il gruppo tuo, la band, e vai a suonare per il gusto di suonare. Io l'ho fatto un po' più tardi, ho cominciato a farlo 5-6 anni fa, e quindi ogni tanto mi diverto anche a suonare, a fare proprio il frontman. Di una band, e la musica appunto sta prendendo molto piede. Anzi, mi piacerebbe, c'è un progetto che consiste nel mettere nel cantare le canzoni del repertorio di De André, una ventina di pezzi con arrangiamenti per orchestra. Volendo, se troviamo un'orchestra, ci sono le partiture che appunto sono in linguaggio internazionale, quindi anche i musicisti stranieri possono suonarle così, con gli New Quartet, oppure anche senza orchestra lo facciamo, ed è uno spettacolo che è un vero e proprio concerto nel quale appunto canto le canzoni di De André e parlo in mezzo, insomma, presentandole un po' come faceva lui, e okay, mi sta piacendo molto. Allora, il tempo a mia disposizione è scaduto, quindi vedi, te pensavi che non ci sovesse da chiacchierare, invece è scaduto. Però ci sono due cose che non ho detto fra le attività di Neri. Una che abbiamo in comune è che è tifoso della Juventus, cosa ritengo una delle sue. Il pubblico si dividerà in due. Una delle sue doti principali. L'altra, che io qui faccio, diciamo, l'organizzatore culturale, e lui mi fa concorrenza nelle Marche con questa iniziativa straordinaria che Risorgi Marche, e appunto a questo punto chiedo a Fabrizio Renzi e a Riccardo Lottanzi di venire qua e di raccontare le cose che state facendo nelle Marche per cercare di rilanciare una regione che, a parte, diciamo, le calzature, ma ha subito dei momenti molto difficili negli ultimi anni. Bene, grazie per questa prima parte. Il progetto a cui accennava Giorgio si chiama Risorgi Marche, è stato fatto negli ultimi 2 anni, quindi magari prima ce ne parli e poi vediamo il video, prima il video e poi ce ne parli. Com'è? Sì, allora sì, un'introduzione prima di questo video, che è praticamente un montaggio dei momenti, cioè dura 3 o 4 minuti, insomma. Sono stati l'estate dell'anno scorso 13 concerti, quest'anno 16, quindi abbiamo fatto 29 concerti in 2 edizioni, con l'obiettivo di portare attenzione nelle zone terremotate delle Marche. L'idea mi è venuta andando a visitare la tendopoli di Arquata del Tronto dopo la prima scossa del 24 agosto, quindi primi di settembre ho incontrato queste persone che, insomma, dicevano: non vi dimenticate di noi. E lì per lì, diciamo che i danni erano limitati a quella zona, ad Amatrice, insomma, in quella zona di terra che mette insieme tre regioni, no? Lazio, Abruzzo e Marche, però era stata ancora limitata. Invece con la scossa successiva del 30 ottobre, per fortuna non ci sono state vittime, ma l'estensione dei danni è stata enorme, tant'è che le Marche da sole rappresentano il 65% del territorio colpito. E siccome poi appunto delle Marche non si parlava, secondo me, abbastanza, ovviamente la gente aveva in mente, sì, un paese distrutto come Amatrice è stato sicuramente il paese più colpito anche in termini di decessi, e poi di Norcia, però le Marche, col fatto che non avevano magari un centro completamente distrutto, però era un'estensione enorme, avevo pensato di fare qualcosa per la mia regione, e quindi ho messo insieme l'esperienza che avevo maturato ai suoni delle Dolomiti, alla manifestazione che va avanti da oltre 25 anni, alla quale avevo partecipato varie volte. Mi piaceva questa idea della gente che sta seduta per terra, sui prati e in zone montane, e ascolta appunto gli artisti. In quel caso lì il vantaggio anche di portare
La gente appunto all'aperto e seduta per terra era anche legata, diciamo, a problemi di sicurezza, perché non si sapeva appunto quante altre scosse ci sarebbero state, quindi ovviamente anche l'idea di stare in un luogo aperto e non chiuso garantiva, diciamo, una maggiore tranquillità da questo punto di vista. E poi mi piaceva che la gente arrivasse nei posti a piedi, lasciando le macchine lontane, e camminando, quindi riscoprendo quella lentezza che forse è anche una caratteristica della marchigianità, e si riconciliasse un po' con la natura che aveva colpito suo malgrado. Ovviamente la natura fa il suo dovere e va avanti a prescindere da chi calpesta, diciamo, il suolo terrestre, no? Insomma, dai dinosauri ai ragni che ci... Per dare l'idea, certe camminate erano anche 8 chilometri, no? Sì, beh, poi dipende, insomma, in certi casi, vabbè, era proprio le caratteristiche, erano le caratteristiche del luogo a imporre magari un parcheggio distante 5-6 chilometri, quando si poteva magari avvicinare lo si faceva, però poi dipendeva anche dalla richiamo dell'artista. È ovvio che nel caso di Jovanotti vedrete che è stato l'ultimo proprio in termini cronologici, ma quello più frequentato, perché sono state 70.000 persone soltanto quel giorno lì. C'è gente che si è fatta forse anche 20 km a piedi tra andata e ritorno, però è l'unico prezzo da pagare, come dicevo io all'inizio di ogni concerto, cioè nessuno è obbligato a venire, chi viene ovviamente sa che le condizioni sono queste, regalatevi una giornata di piacere di stare insieme, di scoprire delle parti delle Marche che magari non conoscete, infatti tanti marchigiani le hanno scoperte, io compreso, ho conosciuto delle zone nelle quali non ero mai stato. E poi ovviamente il motivo principale era appunto portare una solidarietà anche fattiva alle comunità colpite dal terremoto, e quindi frequentare quelle zone, ridare un po' di linfa alle economie locali, a partire proprio dai bar, dai ristoranti, dalle aziende che hanno avuto anche la possibilità durante questi concerti di vendere i loro prodotti, di farsi conoscere, magari anche di poterli spedire poi, no, anche in giro. E quindi noi abbiamo anche fatto, poi ovviamente ho coinvolto altre persone, altri amici che hanno lavorato anche loro, molti di loro gratuitamente, gli artisti sono venuti gratuitamente, appunto ho cominciato a chiamarli io al telefono per dire ho in mente questa cosa qua, se vi va di contribuire. E l'hanno fatto. Ovviamente ci sono stati anche dei costi, perché poi invece i tecnici, i musicisti o tante altre questioni dovevano essere ovviamente pagate, ma in questo senso ci sono stati degli sponsor che ci hanno aiutato, una parte dei fondi derivanti dal mille proroghe di quella regione Marche usufruiva, e ovviamente in piccola percentuale ne abbiamo usufruito anche noi. E questo, diciamo, che poi abbiamo più o meno calcolato per difetto un 220-230 mila presenze in 29 concerti. E fare qualche nome? Perché, ma sì, sì, no, dico applicando semplicemente così, presupponendo che tra, insomma, mettere benzina, o comprare un caffè, acqua, panini, o fermarsi appunto per la notte o cenare nei ristoranti, se ognuno delle persone, insomma, avesse speso 20 euro, arriviamo ai 5 milioni di indotto, insomma, per cui è una cifra che è ricaduta in un territorio nel quale non abbiamo la controprova, ma chissà quanta gente ci sarebbe passata se non ci fosse stato, diciamo, tra virgolette, il pretesto dei concerti. E poi era uno spot comunque per la regione, perché tante persone che sono venute ai concerti appunto hanno scoperto delle zone nelle quali hanno detto di voler tornare, quindi è qualcosa che potrà andare avanti anche nei prossimi anni. I nomi sono adesso, ma li vedrete anche nel video direttamente. Comunque il primo concerto è stato il 25 giugno dell'anno scorso con Niccolò Fabi e gli New Quartet, che si è chiuso poi con quello di De Gregori il 3 agosto. E quest'anno, sì, a Macereto, e quest'anno invece il primo è stato Piero Pelù il 1 luglio, e l'ultimo è stato Jovanotti il 5 agosto, e in mezzo appunto gli altri 24 concerti. E questo video vi dà un po' la sensazione dell'atmosfera che si è respirata in queste due estati, in queste due edizioni di Risorgimarche.
per chi ha seguito, Jovanotti ne ha parlato recentemente da Fabio Fazio. Sì, infatti è stato molto carino appunto a ricordare Risorgimar, che ha detto che l'ha ispirato in questa nuova avventura che farà nelle spiagge, sulle spiagge italiane. E... Sì, questo è, diciamo, solo l'ultimo anno, c'era anche un altro video estratto dalla prima edizione, quindi qua avete visto soltanto i 16 concerti di quest'anno. E, no, dicevo che appunto una sfida tra le tante, perché poi non sapete quante mail o quanti messaggi sono arrivati così di apprezzamento. Cioè, per me è emblematico quello di una signora che appunto ha perso la casa appunto col terremoto e ha detto: io ero completamente in depressione, non avevo appunto, non sapevo da cosa ripartire. Sono andato al primo concerto così quasi per scommessa a vedere e ho detto, insomma, grazie a questi incontri, vedere tanta gente, poter scambiare con loro appunto anche due parole così è una cosa che mi ha salvata, e quindi ci ha ringraziato per questo, ed è appunto questo quello che conta più di tutto il resto, al di là di tutte le cifre. Poi insomma, vuoi dirci in anteprima se si rifarà quest'anno? Non lo so, adesso appunto sì, credo che insomma sì, mi piacerebbe fare anche una terza edizione. Ovvio che man mano che ci allontaniamo dal momento del terremoto, no? Magari uno da fuori può anche pensare che sia tutto risolto, così non è, lo sappiamo, chi sta nelle Marche sta in contatto con le persone che hanno perso appunto case, affetti, sanno che non è così, c'è ancora moltissimo lavoro da fare, ma sì, quindi forse questa è una ragione per la quale vale la pena appunto continuare su questa strada, fare una terza edizione. Ovvio che magari insomma bisogna un po' vedere le condizioni, perché cresce anche un po' l'aspettativa, no? di anno in anno, e quindi devo anche capire quali artisti saranno disposti, perché adesso siamo arrivati appunto quasi a una trentina, me li sono un po' finiti, diciamo. Però... anche se poi ho conosciuto, cioè queste avete visto, no, a Tochigno, loro non li conoscevo direttamente, però erano in Italia per dei concerti e grazie appunto alla conoscenza che aveva Battista abbiamo potuto contattarli e sono venuti, però insomma
qualcuno che non è riuscito a venire nelle prime due edizioni magari potrebbe venire nella terza, però ha fatto da traino. Adesso dicevi tu che Jovanotti suonerà al Lido di Fermo in spiaggia quest'estate, non so sì. come farà, però è previsto. Beh, questi concerti sono completamente gratuiti, è ovvio che se poi magari ci fosse invece un biglietto, insomma, magari fai già una piccola selezione in più, però penso che appunto artisti come del calibro di Lorenzo non avranno mai problemi, diciamo, di riempire qualsiasi posto sceglieranno per esibirsi. Ma è bello comunque anche che, ecco, al di là di tutte le persone che sono venute in quell'evento, che qualsiasi artista abbia dato la sua disponibilità gratuita, e anche se quel giorno c'erano soltanto 1.000 o 2.000 persone, è stata comunque una delle tante feste nelle quali abbiamo potuto usufruire. E dicevo, rispetto invece ai rifiuti, che è quella scommessa vinta, perché alla fine i prati sono sempre stati lasciati puliti e non c'è stato bisogno di, appunto, nessuna opera di pulizia. Facevamo anche il confronto che i giorni di Jovanotti c'era stato a Circo Massimo un evento con Papa Francesco, e lì invece c'era Circo Massimo completamente con rifiuti, vabbè, che erano circoscritti a quella zona lì, però diciamo che quei frequentatori quel giorno lì sono stati un po' meno civili del popolo di Risorgimarche, come lo chiamiamo noi. Allora, volevo anche parlare, ho invitato Fabrizio, grazie di Risorgimarche, dell'introduzione, e perché poi magari la gente vuole vedere anche l'esibizione. Fabrizio, non so se ci sarà questo. Fabrizio Renzi, dicevo, il direttore della ricerca e innovazione per IBM Italia, sta organizzando un altro progetto, sì, sempre per rilanciare i borghi. Quindi volevo che ne parlassi. Allora, un po'. Allora, innanzitutto buonasera. Sono nato alla Fontanella, che però è diversa da loro, è il paese sopra, si chiama Civitanova Marche. Però per i non marchigiani volevo rassicurarvi, nel senso che ho passato un terzo della mia vita fuori dall'Italia, ho imparato molto, quelle differenze culturali aiutano. Se sono in una stanza come questa parlando in italiano a New York, credo che non devo spiegare a voi di cosa sto parlando. Sono però felice di parlare delle Marche, perché è dove uno parla delle sue radici. Credo che ciascuno di voi abbia radici in un posto del mondo. Ecco, New York è una città, vengo spesso, vengo almeno una volta al mese, e stavolta tanto sono in vacanza, quindi ti ringrazio, sono con mia figlia Chiara, che quindi la porto a Broadway domani, quindi sono proprio contento di essere qui a New York stavolta, non per lavoro, guarda, devo dire, sono felice di essere fra amici e non per lavoro. E perché questa non è un'iniziativa di lavoro, è un'iniziativa di radici, di cui adesso vi parlerò velocemente. In New York è una città meravigliosa, perché andando via dalle Marche, a 18 anni sono a Milano è, anzi, qualcuno ha detto che New York è un augmented Milano, quindi diciamo una versione estera. Quando a Milano, in Italia, non sai dove andare, no, per andare dove devo andare vai a Milano, corretto, quindi, come diceva quello di Totò e Peppino. E qua a New York è uguale, se non sai dove andare, per dove devi andare, vai a New York o a Ellis Island, là in stazione centrale, ma più o meno. Però dicevo, ho viaggiato tanto in giro per il mondo, ma tanto. E, tra l'altro, le mie figlie mi portano in giro, dice papà, se non fa anche in vacanza, se non fai 10.000 km in macchina non è contento, quindi a San Pietroburgo per me si va in macchina, o a Istanbul si va in macchina, si fa un giro interessante per Sarajevo. E quindi anche d'estate, quando sto al mare nelle Marche, devo camminare, devo andare, devo fare qualcosa. E allora ho due cose che faccio: cammino o sul Cardo o sul Decumano, dico io, sul Cardo sulla costa adriatica, prendo il treno, vado in un paese, come vedete non sono un atleta, quindi faccio una roba da 15-20 km, prendo il treno, vado in un paese e poi la volta dopo riparto da quello dove sono arrivato e continuo. Sono arrivato a San Benedette, però sono le Marche, sapete le pronunce, poi lui ci potrebbe spiegare. In giù e verso Ancona a nord, sulla parte costa, e poi avevo cominciato a fare l'interno. L'interno, dico, beh, invece di fare la via Francigena che porta a Roma, faccio la via Renzigena, non sono parente, che porta, lo dicevo anche prima, che porta da casa mia a Roma. E lì ci sono delle abbazie, ogni 15 km, molti dei posti che lui ha utilizzato per i Risorgimarche, erano previsti, non è che non andava a caso, c'era un'abbazia ogni 15 km, sulla Valle del Chienti, c'è un'abbazia, si chiama Santa Croce d'Ete, la prima, quando cominci, poi si va più avanti, c'è l'abbazia Santa Maria Pia di Chienti, poi c'è San Claudio, che è un frate, che si chiama Frate Carnevale, ha detto che è la nuova Aquisgrana, poi si va avanti, si continua per l'abbazia di Frassa, si va avanti, si continua, e avevo fatto vari passaggi, era nel 2016, stavo oggettivamente camminando, si arriva all'ospedale, c'è un ospedale templare a San Ginesio,
E poi si comincia a passare la montagna e si arriva al santuario di Macereto, dove lui poi ha fatto un bel concerto con Francesco De Gregori, e arrivo là. E poi a un certo punto arriva il terremoto, era il 24 di agosto, e dovevo continuare per andare a Roma, si continua per Norcia, si continua per Vis e per Norcia. Allora, a Macereto mi sono fermato, però devo andare, ho continuato ad andare un altro pezzo e ho fatto la Visso-Macereto, ed era la prima scossa, il 26 è arrivata la seconda e è andato giù abbastanza il paese. Poi sono tornato a Milano, che sono andato a lavorare. Torno a Milano e la tappa successiva era la Visso-Norcia, passando per la Basilica di Sant'Eutizio. Ecco, la tappa non c'è più. Tecnicamente il cammino si è fisicamente fermato. Prima che tu cominciassi con i Sorgi Marchi, quel cammino si è fermato. È come nella mia testa mi è restata questa fissa, è come se si è fermato il cammino della mia memoria. Tecnicamente... E questa è una mia esperienza, ma credo che ciascuno di noi in questa stanza ha le sue radici, le sue storie, e parlando più un problema più serio di quello che vivo io col cammino della mia memoria, uno che abita in quei borghi, oggi nei paesi della costa, è pieno di persone che dall'entroterra vengono ad abitare sulla costa. È vero che ha aumentato il prezzo immobiliare, però francamente... Stretti anche tanti dei terremotati, sono tutti ancora... Assolutamente, sono lungo la costa. Ecco, questo è il problema che c'è attualmente nelle Marche. Al contempo c'è un altro tema che dalle Marche sta avvenendo, che l'internazionalizzazione. Io da ragazzo ho preso, sono andato a Milano. Qualche ragazzo dalle Marche viene a New York, all'Augmented di Milano, diciamo in generale. E tra l'altro a New York il costo di un 10 metri quadri a New York più o meno è 200 metri quadri in un borgo dell'entroterra, si potrebbe fare uno swap immobiliare fra qua e là, ma a parte quello. Ecco, un'iniziativa che vorremmo lanciare, su cui mi piacerebbe insieme all'associazione mia, anzi tua, sua, sono tutto quello, Marchigiani in America, quello che vorremmo lanciare qua, e insieme alla Fondazione Marche, è una raccolta di idee. In questa fase stiamo raccogliendo idee. Idee per cosa? Abbiamo dei borghi. I borghi sono i più belli del mondo. Tornando, non solo per questo proprio, lo devo dire non da marchigiano, ma io ho viaggiato tanto per il mondo, credo che i borghi marchigiani siano migliori dei toscani, perché quelli hanno le colline più aspre, le nostre sono dolci adesso e sono tonde. Stacca il microfono. Le nostre sono dolci e sono tonde, quindi sono più belle, anche più belle di quelle abruzzesi, che sono più economiche quelle abruzzesi, però diciamo in generale sono dei borghi favolosi. E tra l'altro sono uniformi, architettonicamente, l'ha fatto tutti Albornoz. C'era un cardinale che durante, quando si chiamava il principe di Machiavelli, per vostra comodità, l'hanno fatto a Fermo, vicino a casa dei loro due, e Oliverotto da Fermo era di là. Era lui, uno di quelli agitati, ma c'era in quel periodo Albornoz arriva e fa le mura, sono tutti uguali, i borghi marchigiani hanno una struttura architettonica coerente, direi, un architetto direbbe struttura architettonica coerente, c'è uno standard abitativo, quindi c'è la possibilità, tra l'altro i borghi sono andati giù per intero in questo momento, e c'è la possibilità di lavorare a una soluzione, a delle soluzioni architettoniche di valore. Ecco, ma prima di passare all'immobiliare, che qui sarà un problema di qualcun altro, non sicuramente della mia, né mio, né tuo, né mio, secondo me c'è bisogno di trovare delle cose che aiutino a valorizzare quella struttura per renderla un posto interessante per anziani, per giovani, però per anziani è un punto di partenza. E nella mia testa, questo la dico, il mio sogno sarebbe trovare un modo di portare i ragazzi dalle Marche a qua, magari per un periodo temporaneo o lungo, e contemporaneamente gli anziani da qua a là. Come facciamo a fare una cosa del genere? C'è bisogno di idee. Ecco, questo è un concorso di idee che vorremmo lanciare insieme alla Associazione Marchigiani in America, insieme alla Fondazione Marche, e abbiamo aperto un sito, se andate su Facebook dell'associazione mia trovate il link che abbiamo messo oggi. Abbiamo messo iloveborghimarche@gmail.com, quindi una mail, una cosa. Se avete idee, volete contribuire, fare volontariato su questa iniziativa, questa è una cosa. L'iniziativa Risorgi Marche è favolosa perché accende i riflettori. Accende i riflettori su una regione. Accesi i riflettori, il next step qual è? Proviamo insieme a trovare delle idee. Poi le rendiamo disponibili alla comunità. E la comunità, sempre in un'ottica di questo mondo social, troverà il modo trasformare l'idea in realtà. Ecco, il bello delle idee è che se uno mette in comune un'idea con qualcun altro, abbiamo due idee. Ecco, questo è un vantaggio pratico, si moltiplicano. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. E Neri, per quello che fa sulla parte di comunicazione. Grazie a te Fabrizio. Niente, adesso credo passiamo all'ultima fase, che la chitarra vedo che vibra già da sola.
E guardando le foto delle colline mi è venuto in mente che ho dimenticato di dirvi che domani inauguriamo una mostra fotografica sulle Marche da Scavolini a Soho. Perché sono belle le Marche, vero? Sì, la foto che ha vinto è una foto delle colline e credo ci siano dei biglietti disponibili. Se qualcuno è interessato, sempre sulla pagina Facebook si trovano. Allora, a te. Intanto che accordi la chitarra. Sì, abbiamo fatto questo concorso tra settembre e novembre. Sono arrivate bellissime foto, poi dei fotografi professionisti italiani qui a New York hanno scelto quelle finaliste che abbiamo stampato e saranno esposte allo showroom di Scavolini. E domani facciamo questa festa sempre con Neri, in cui premiamo il vincitore che è venuto da Castelfidardo in provincia d'Ancona. Fisarmoniche. Esatto, il posto delle fisarmoniche. E niente, poi ci sarà una festa, cena buffet, Nutella caffè che farà i dolci, quindi è una cosa interessante. Se siete interessati. Vabbè, io che... No, sto pensando che avevo fatto, tutti italiani, comunque non dico necessariamente marchigiani, ma siamo tutti italiani. Quindi vuol dire fare canzoni in inglese, anche una in inglese, questa perché mi sembra nazionale. Allora, no, c'è una canzone che avevo fatto un paio d'anni fa quando siamo andati a Londra con la famiglia, la famiglia di Luca Barbarossa. E allora abbiamo detto, vabbè, c'è un Englishman in New York e invece c'è un marchigiano a Londra. E allora, cominciando sulla base di quella canzone lì, pensando che appunto si potesse fare marchigiano a Londra in dialetto marchigiano. Adesso non so quanti capiranno, però parecchi, cioè comunque la marca. Allora fa così. Questa Pasqua con mia moglie e con i frighi, tutti a Londra siamo gliti. Sparagliemo sull'agnello e meglio te, ci imbarchiamo su Ryanair. Qua la metro la chiama underground, niente euro c'ha li pound. Quattro paste, caffè per colazione e so giocato la liquidazione. Oh, Pasqua a Londra, quanto è cara Londra, delle Marche sono venuto qua. Anzi, era un marchigiano saluto, amici, guarda. Oh, Pasqua a Londra, quanto è cara Londra, era meglio gli da zio Luigi. Covent Garden a Rolls Hyde Park, tutto lo giorno a camminare. C'ho una voglia di olive alla scolana, posto freddo da tramontana. Aia, 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 son mangiato troppi fish and chips, c'ho bisogno di un WC. Nei bagni non ci sta manco un bidet, come far la vassest Englishman. Qua guida a sinistra per traversare la strada, rischi degli sempre all'ospedale. Se voglio allo stadio c'è buona milionata, te vieni qua chi me l'ha fatto fare. Oh, Pasqua a Londra, quanto è cara Londra, delle Marche sono venuto qua. Oh, Pasqua a Londra, quanto è cara Londra, era meglio gli affilotra, era meglio Montegra, era meglio gli Amondura. Oh yes!
Vabbè, avete richieste? No, Battisti. Battisti. Che lo può. Vabbè, siamo Battisti che l'artista col quale si impara a suonare la chitarra. C'è quella canzone con tre accordi solo, che è la canzone del sole, però la prima volta che suoni fa non riesci tanto a farlo. E poi c'è quella accordi, comunque facciamo un'altra invece che vabbè, conoscete tutti lo stesso. Qual è questa? Che ancora notteggia, prepara il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te, che poi entri in chiesa e preghi piano, e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Musicale. Questa canzone si chiama L'illogica allegria.
da solo. Lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino, a volte spengo anche la radio e lascio il mio cuore incollato al finestrino. Lo so, lo so, del mondo e anche del resto. Lo so che tutto va in rovina, ma di mattina, quando la gente dorme nel suo normale malumore, mi può bastare un niente, forse un piccolo bagliore, un'aria già vissuta, un paesaggio o che ne so. E sto bene, io sto bene come uno quando sogna. Non lo so se mi conviene, ma sto bene, che vergogna. Io sto bene, proprio ora, proprio qui. Non è mica colpa mia se mi capita così. È come un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. E sto bene. La 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 la. Quest'illogica allegria, proprio ora, proprio qui. Da solo. Lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino. Con gli amici, così appunto la musica è una cosa molto liquida, no? Si possono spostare parole, si possono cantare canzoni di altri cambiando appunto interprete. Allora c'è una canzone di Ligabue che si chiama Salviamoci la pelle, non so se la conoscete, è abbastanza rock con la chitarra, appunto il distorsore, la batteria, il basso. Faccio soltanto un pezzetto per chi non la conoscesse, poi però la ricantiamo in un'altra versione e fa così. Lui e lei hanno quel destino scritto da altri, altre vite fare. L'unica cosa che hanno almeno è l'unica cosa in eredità. Lei qualche volta gli dice ti amo, ma non può essere tutto qua. Qua non c'è niente per nessuno. Andiamo via, andiamo vai, andiamo dai. Poi dobbiamoci la pelle. Allora, se noi questa... noi questa, appunto, questa canzone la facessimo cantare anziché da Ligabue, da Branduardi, diventa un po' diverso. Detta
danno quel destino scritto da tante altre vite fa. L'unica cosa che hanno almeno è l'unica cosa in eredità. Le qualche volta li accettiamo, ma un po' che siete tutto qua. Qua non c'è niente per nessuno, andiamo via, andiamo vai, andiamo qua. Salviamoci la pelle, che bella bocca è quella lì, prendiamola pure, salviamoci la pelle, ti riporta e dimmi di sì, che quello che conta. La 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 la, quello che conta. La 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 la, e la pulce d'acqua lo sta. Allora, quando studiavo per l'esame di maturità, sentivo la musica in cuffia e sentivo al loop, c'erano le musicassette, insomma, voi che non avete la mia stessa età non ve le ricordate, ma insomma c'era l'autoreverso praticamente, quindi io sentivo questa canzone, questo disco in cuffia, quindi studiavo concentrandomi stranamente con la musica in cuffia. Cosa che dico ai miei figli di non fare, ma facevo anche per cui so tutto il concetto di Simon & Garfunkel a memoria, anche non volendo, no? Come quei metodi per imparare le lingue mentre dormi, ti ripetono le cose così in testa, quindi potrei farvi tutto il concerto esattamente. E quindi, vabbè, non lo faccio tutto, ma faccio l'inizio, che va, c'è una folla dietro, che poi c'è Ed Koch, no, il sindaco del 1982, che dice: "Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel." E quando lo suono in due con qualche amico, ovviamente per non essere troppo consoni agli originali, magari ci chiamiamo Simon e Gianfranco, che e poi inizia questo pezzo qua. Scordato, vediamo se qua. Quelle operazioni, no? Molto interessanti, se le fa Eric Clapton, ovviamente anche questo fa parte del spettacolo, invece in questo caso. Che i chitarristi passano metà del tempo ad accordare la chitarra e l'altra metà del tempo a suonare con la chitarra scordata. Thank you.
America, però non lo facciamo, però vabbè, includerei, insomma, non ci abbiamo detto c'è il bis, allora allora no, volevo fare un'altra cosa, ma allora facciamo una questione di De André prima, no? Ce n'è una che si porta dietro un significato, diciamo, più ingombrante di questi tempi, ingombrante nel senso che vabbè, non so quanti risiedano qua, quanti stanno in Italia, insomma in Italia adesso c'è un clima particolare, ecco, lo voglio annunciare, che, insomma ci stanno tante cose che non vanno e si cerca, ma da sempre questo sta nell'animo umano, cercare dei capri espiatori, Pennacchi, ci ha scritto molti libri, insomma, su Monsieur Malossen, che faceva il capo espiatorio di mestiere, insomma il capo espiatorio serve a, ovviamente a, come un parafulmine a convogliare su di sé appunto tanti fallimenti, insoddisfazioni, in questo caso diciamo che ci sono i migranti che si occupano di svolgere questo compito, perché poi diciamo se anche non ci fossero più voglio vedere se stiamo meglio o peggio, ma al di là di questo Fabrizio De André aveva uno sguardo uniforme verso gli esseri umani, guardava negli occhi a prescindere dal colore della pelle, dalla fede appunto religiosa che professavano o da qualsiasi altra caratteristica che poi in certi casi può unire o può dividere. E quindi tra le persone o le categorie di persone che insomma lui apprezzava diversamente dalla maggior parte di noi, intesi come appunto comunità o come un unico essere pensante, ammesso che esista, c'erano i Rom. Coracanè è una canzone il cui titolo è appunto uno dei nomi dei 23 gruppi con i quali si dividono i Rom, ed è un nome che prende spunto dagli antichi mestieri che loro facevano, a testimonianza del fatto che non è vero, che appunto non lavorano, perlomeno nella loro storia, oppure diceva De André che sono 2000 anni che non hanno mai fatto uso di armi, quindi soltanto per questo meriterebbero il Nobel per la pace. E poi viene in mente anche quella poesia di Brecht che dice: prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento perché rubacchiavano, poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici, poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi, poi vennero a prendere i comunisti e non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. E diceva anche De André dei Rom che, certo, gli zingari rubano, neanche loro riescono a sottrarsi a quell'impulso di saccheggio che è nel DNA della razza umana. Eppure finora non mi è mai capitato di leggere o di sentire di uno zingaro che abbia rubato tramite banca. E lì lo fanno meglio, più professionalmente. E comunque la canzone appunto si chiama Coracanè ed è questa qua. Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire sul muro.
saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, i segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. Figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiori a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi e dagli occhi cadere. Ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. Invece con una canzone che anche qui è un po', anzi no, faccio una cosa dedicata in particolar modo a Giorgio, visto la passione per il calcio, ma credo sia comune a tanti di noi, e c'è una canzone di De Gregori che si chiama La leva calcistica 68, che però anche qui per giocare un po' con le voci è bene anche che la canti qualcuno che sia ancora più esperto di tutti noi di calcio, di De Gregori stesso, che è vabbè, lo riconoscerete forse che... sono sul tetto dei palazzi di costruzione, sole che batte sul campo di pallone, terra e polvere che tira vento, poi magari piove. Dino cammina che sembra uguale con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura, ma Dino non avere paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, già, dall'altruismo, dalla fantasia, prese un pallone che sembrava stregato e accanto alla piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, il portiere lo fece passare, Dino Roberto, Dino dentro, no, fuori, no, attenzione, chicche, Golartico Ecea, Goico Ecea, Carnasciali, Lacatura, Amor, ciabatta fuori, si gioca in un fazzoletto, ha il problema di girarsi, attenzione, no, il gol è convalidato, la palla è entrata, tutto molto bello, Italia, Italia. Allora, invece l'ultima,
torniamo, ecco, nostalgia dell'Italia per chi ce l'avesse, ma insomma adesso magari è Natale, si torna, ma così comunque Homeward Bound sarebbe bene, sarebbe anche a fare, ma invece facciamo, prendiamo due monumenti, diciamo, della musica italiana, insomma, Celentano, no? Morandi, ecco, possiamo scegliere delle canzoni, ecco, per esempio di Celentano, quale vogliamo scegliere, insomma, la famosa... Carezza di un pugno. Via Grucca. Ah, vedi, ecco, la Via Grucca. Perfetto, la Via Grucca, va bene, sì, se non ho sentito bene. E invece di Morandi una canzone, magari prendiamone una con un titolo lungo, che non sia Fatti mandare dalla mamma. Una con un titolo ancora più lungo di Morandi, così una a caso, però col titolo lungo. Cioè, perfetto, bravissimo. Anche quella va benissimo, anche quella va benissimo. Avete scelto voi, ora vi faccio la vostra commento. Due canzoni appunto possono invece diventare una canzone sola. E quindi, in questo senso appunto il copyright... Vabbè, cioè, questa canzone quindi è una canzone sola e il cui titolo deve diventare per forza uno. Quindi c'era un ragazzo della Via Gluck che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Allora, vi dimostrerò come è possibile creare un mostro togliendo, estirpando chirurgicamente le parole di una e mettere nella musica dell'altra e viceversa. Quindi facciamo un piccolo, ecco, per ricordarci come sarebbero normalmente. Allora, c'era un ragazzo, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Basta, se poi magari cominciate a fare più. Fare subito frustrare la vostra voglia di partecipazione. No, mi piace invece a volte accontentare anche il pubblico, ma a volte no. Quindi invece l'altra è appunto della Via Gluck, che inizia così, no? Questa è la storia di uno di noi, anche lui è nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città, eccetera, eccetera. Adesso con questa musica, ricordatevi bene, ci mettiamo le parole dell'altro, quindi, e vedrete che ci stanno benissimo. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America, non era bello ma accanto a sé aveva mille donne, se cantava Help a Ticket to Ride, oh yesterday. Il contrario adesso, questa è la storia. Anche lui nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è una città, ta-ra-ta-ta-ta. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà questo ragazzo della Via Gluck? Si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Stop con la campagna, stop con il cortile, gli han detto vai nella Via Gluck e spara i Rolling Stones. Thank you.
Grazie, grazie a voi. Grazie a Riccardo Lattanzi, grazie a Giorgio per l'ospitalità.